Buonasera, papere! Buonasera! Come stiamo? Andrea del 1988, genio della fisica contro il politicamente corretto, ti fa crescere il QI, ogni sera tutti qui, siamo un esercito di papere armate in streaming. Ed ora che sta per iniziare la live, col subreddit le reaction ti divertirai. Tu ancora non lo sai, fai la sub, sì col Prime, che è gratis, non ti costa nulla e il volo prenderai. Andrea in live, dalla camera, prova a non ridere, la vuoi una posata, prendiamo per il culo il web intero, ci chiama patatini, questo è amore vero, cadiamo dalla sedia, facciamo sì il botto, corri a vedere Andrea del 1988. Andrea è il re delle papere, il regno d'acqua e fantasia. Sotto il sole splendente con i sogni di magia. La sua corona d'oro è uno scettro di laguna. Vogliamo tale nuvole nell'avventura. Nessuna sfortuna. Papere saltano su e giù, coraggio nel cuore sempre in più. Andrea guida con il sorriso, nel mondo magico e deciso. Nessuno può fermare il nostro valoroso re. Con ali di piuma in volo, lotta per la libertà e per te. Siamo i nostri nemici, uniti possiamo vincere. Andrea il grande sognatore, con il cuore alziamo un grido. Papere saltano su e giù, coraggio nel cuore sempre in più. Andrea guida con il sorriso, nel mondo magico e deciso. Nessuno può fermare il nostro valoroso re. Con ali di piuma in volo, lotta per la libertà e per te. Sconfiggiamo i nostri nemici, uniti possiamo vincere. Andrea il grande sognatore, con il cuore alziamo un grido. È deciso. Papere saltano su e giù, coraggio nel cuore sempre più. Andrea guida con il sorriso, nel mondo magico e deciso. Deciso.
Buonasera, Papere! Buonasera! Come stiamo? Andiamo, Papere? Tutto bene? Tutto a posto? Come avete passato questa settimana? Morta la voce, mi è esplosa perché è un'intera settimana che non faccio... Quindi... Ho un attimo lo scatarrino. Aiuto! Gran Gianmarco Giacomo, aiuto! Troppo, non reggo un cazzo! Gamer Explo! Grazie per i sabatini! Avete passato una bella settimana, avete passato un bel fine agosto. Mi siete mancate, Papper, mi siete mancate molto. Vi ho pensato costantemente, Infatti Naomi pensava che stessi andando in depressione perché non eri live, la cosa è abbastanza grave. Cosa abbastanza grave. E devo dire è stata una settimana molto 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 produttiva. Cioè non è che Davide, grazie mille. Scusate, arriva troppo sub, se non riesco a finire un discorso vi chiedo scusa. Davide, grazie mille per i 5 sabbettini, Paratino, grazie mille di cuore, 5 sabbettini. Samantha, Mirko, Bosco, grazie mille per i sub, vi chiedo scusa se non riesco a ringraziare tutti, ma ne arriva mezzo miliardo. Abbiamo Laird, Marco, grazie per i 15, Paratino. La casa stiamo sistemando, però ne manca ancora un po', cioè siamo ancora indietro, siamo ancora indietro. Diciamo che stiamo andando avanti pian pianino, quantomeno questa settimana ho girato German Box, Ikea, Mercatone 1, Mondo Convenienza. Io mi sono leggermente rincoglionito, ma leggermente. Cioè sono arrivato al punto in cui girovagavo tipo per Mondo Convenienza tipo zombie, tipo mobili, lavande, cioè ero leggermente sfasato nel cervello, però insomma, abbiamo prodotto. Poi naturalmente non mi sono fatto mancare niente, cioè nel senso ho provveduto a far fare a Naomi tre figure di merda, una alla Lidl, una a Mondo Convenienza, una all'Old Wild West. Mi sembrava almeno tre a settimana devo fargliene fare, se no non è abbastanza soddisfacente. Specialmente quella di Mondo Convenienza è stata molto bella. Quella di Mondo Convenienza no, mi si è incazzato. Perché tipo stavano girando per Mondo Convenienza, allora praticamente c'è Naomi che mi fa vabbè, ma giriamo un po' qua. Io gli ho urlato, vabbè, ma è normale che non troviamo roba buona, qui vengono i poveri. E dietro di noi c'era una commessa di Mondo Convenienza. No, ma sei un cretino, io ti lascio qui, me ne vado, hai capito? Sei un deficiente, non puoi urlare sta cosa, sei un cretino! Vabbè, però è vero, scusa, dico. Noi veniamo qua a guardare perché, non so se, cioè, dobbiamo stare dietro con i budget, ma questo è il posto dei poveri, cazzo, è la verità, cioè, non è che ti devi arrabbiare, sei arrabbiato. Vabbè, l'altra della Lidl normale, solo che non so perché non si ricorda. Siamo andati a fare la spesa alla Lidl e io non avevo assolutamente, cioè, non stavo connettendo sul fatto che eravamo alla Lidl. Ci sei mancato, stronzone, cuore rosso. Che cosa è successo alla voce dei streamer? No, perché è diventata una porno attrice? Cosa è successo alla voce? Perché è diventata un escort d'alto borgo? Scusami. Davide, grazie a Davide, grazie mille per altri 5 sabbetti. Grazie mille di cuore, Maratino. Grazie mille di cuore di nuovo, veramente. Muati, iaculo sui piedi. No, ragazzi, ma non sono stato io, ragazzi. Non sono stato io. Ha cambiato il bot. Ora sembra che ci parli un escort. Vabbè, come... Dicevo, siamo andati alla Lidl e io non avevo realizzato che fossimo alla Lidl. Allora, quando ho realizzato che eravamo alla Lidl, ha guardato Naomi, ha urlato: noi di Lidl lo sappiamo, e lei e io, è il Deep Throat in omaggio a farvi entrare. Ho la gente che mi guardava. È stato veramente, veramente divertente. Mi è mancato. Non avevo realizzato di essere subito alla Lidl, se no... vabbè, ma poi siamo andati anche all'Eurospin, ho fatto anche lì. Ma anche all'Eurospin, ho cominciato a fare la spesa intelligente. L'Eurospin, ratto di fogna fritto impanato, a soli 0,99 euro. È stato molto divertente anche fare sta stronzata all'Eurospin. Gran War, grazie mille per i 3 sabbetti invitati, grazie mille di cuore, Valentino. Mi devo tagliare i capelli, stai fuso. Sì, ma
A parte il fatto, sto fuso, io di base, ma fai conto di aver girato una settimana per posti dove vendevano letti, sedi, armadi, tutti i pomeriggi. Cioè, chi non sarebbe uscito fuso? Non ho capito, voglio dire. Cioè, sarei uscito fuso anche se fossi stato sano. Vabbè, tu dici lo son di base e va benissimo, d'accordo, siamo d'accordissimo. Merkel, grazie mille, tre, Ballantino, grazie mille. E siamo d'accordissimo, lo son di base, sono d'accordo con te, però... Cioè, voglio dire... Non è che... Sei ingrassato? Oh, ho mangiato, vaffanculo, almeno ho mangiato. Cioè, non sono andato al mare, ho magnato. Cioè, poi ingrassato, in realtà è sempre uguale, però... Già che non sono andato in vacanza, non sono andato al mare, almeno ho magnato. Ho mangiato le gran pesce sta settimana, porca troia. Però non mi potevo sfogare neanche andando al mare, almeno ho magnato come uno scofano. Adesso poi... Non dovevo iniziare la dieta, ma l'ho iniziata, la dieta di Buddha. Katuar, Sister, Sakura, grazie per i sub, Valentini. Scusate, siete troppi. Alessandro, non riesco... Giovanni, grazie mille per i sub. Bentornati tutti quanti, tra le vabbè armate. E dalla Wild West, l'Old West è stato abbastanza carino, cioè nome più che altro mi ha trattenuto, perché sull'Old West avevano quel campanello che fa din 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 per suonare i camerieri, e nomi mi ha tipo mi ha trattenuto da andare lì a fare din 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 din, perché io devo suonare il campanello, cioè io quando vedo quel campanello devo suonare, mi viene istintivo. Allora nomi mi ha minacciato, ha detto: se vai a suonare il campanello io me ne vado, io me ne vado a casa, non ti conosco. Perché un'altra volta è successo che in un negozio d'animale, mi pare l'Arca di Noè, c'avevano il campanellino din 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 e io lo suonavo, proprio la commessa mi conosce, quando mi vede lo prende via, perché ogni volta che entro con la scatola di Tevernala vado al bancone e comincio a fare din 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 din. E niente, questo è un po' di autismo, un po' di spasmo cerebrale, è normale. Solo che io dovrete ai pensieri intrusivi, è quello il problema. Non dovrei, cioè, non dovrei dare ascolto ai pensieri intrusivi, però lo faccio, quindi... Però dai, è stata una bella settimana, dai. È stata una buona una settimana produttiva, stancante ma produttiva. È che se a casa siamo ben lontani non da ci finirla. Crede nessuno. Sappiamo tutti che te ne sei andato al mare. Si vede benissimo l'abbronzatura. Con questa voce Argi però mi viene voglia di trombarti. Cioè, con questa Argi voglio fare sesso gay con te. Questa voce del bot che è diventata così. Non so perché, ma va bene. Vabbè, ora terremo così. Avremo l'escort che ci fa. Ci parla, ci dice i cir. E a noi ci va bene così. Ascoltate una cosa: siccome qua siamo indietro di una settimana, perché qui siamo indietro di una settimana di robe. Allora, stasera facciamo un po' di Reddit. Però a questo punto io farei anche un pro. Prova a non ridere anticipato, non lungo lungo, però facciamo tipo col video di Daniele, cioè insomma dobbiamo recuperare un attimo un po' di robine della settimana scorsa, quindi io chiedo alle moderatrici se intanto mi fanno la bet del prova a non ridere, fatemela di 5 minuti, tanto sono le 9:15, chi c'è, chi non c'è, non c'è, se qualcuno mi potete fare la bet del prova a non ridere di 5 minuti, perché qui siamo una settimana in ritardo sulle robe, quindi insomma vediamo di recuperare pian pian. Si è perso un casino di video. Ma porca troia, Lori, grazie per i 37, Ballantino. Cioè, porca troia, Nico, grazie per i 2 anni. Settimana scorsa ho detto: ero curioso di vedere il video di Dudubbi che parla di Gesù. E cioè, twinner di merda! Il giorno dopo l'hai fatto uscire! Che io ho detto è troppo lungo, non lo voglio vedere perché è troppo lungo. Twinner di merda! Cioè, potevi farlo uscire il giorno stesso che almeno mi riassumevi il discorso, stronzo di merda, il giorno dopo che ho iniziato la vacanza. Ma allora sei stronzo proprio, cioè, vaffanculo, veramente, inaffidabile, inaffidabile. Buonasera. Buonasera, Pontatino, buonasera, grazie per il giro. È inaffidabile quell'uomo, eh. Si complotta, fa apposta, lo fa apposta, complotta. Il Timburò, grazie per i 13, Pontatino, grazie mille per i sub. Mazza, che settimana, sto ancora riprendendo, non è stata una settimana di vacanza, è stata una settimana di fatica, ragazzi, lo giuro, ero permanentemente assonnato. Ciao Tulena, grazie mille per i sub, Shinge, Zia Perla, Fabian, il Dalda, Leo, grazie mille per i sub, Valentini, io ho dato una settimana che ero permanentemente assonnato, ragazzi. Una settimana di noia senza di te, bentornato, Your Majesty. Chi si vuole bene minore, 3 minore, 3 minore, 3 minore, 3. Grazie per il cibo, Valentino, grazie mille di cuore. Micchia, cioè, è stata micidiale. Aspetta, silenzio un attimo, fammi sentire sta voce. Prova, prova, si prova, prova, questa è la voce AA. Davide, grazie per la verità.
Mattia, grazie per il nome, Valentino. No, ragazzi, io me la tengo, affanculo. Sembra un bot sexy AI, esattamente. Vabbè, pazienza, me la tengo. Sera, Sara, grazie per il giotto, Valentina, grazie mille. Tanto voglio dire, siamo tutti una massa di segaioli in chat, quindi ci sta, ci sta. Vabbè, fa cagare, vabbè, ma siamo tutti una massa di piparoli, la voce sexy aiuta, nel senso, aiuta. Andrea, grazie per i 23, Valentina. Boh, beh, adesso vedo se modificarla, non stasera perché non ne ho voglia, però insomma, adesso magari, adesso ce la teniamo così e vediamo cosa salta fuori. Il mio marito, grazie, 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 grazie. Andrea, grazie, ma se grazie, due sassi grazie, sono uguali, s'assomigliano? Grazie mille, Cirba. Mio marito, grazie mille per i 10 sabbetti, Palatino, grazie mille di cuore, grazie mille veramente, spero che tu sia un maschietto. Adesso il mio sogno è di andare alla Conad con te. Alla Conad, ma la Conad no, dalla Lido dobbiamo farlo. Grazie mille per i 10 sabbetti, Palatino, spero tu sia un maschietto, perché so per dire che ti eiaculo sui piedi, speriamo tu sia un maschietto. Allora, nel frattempo che la Beth sta andando per il prova a non ridere, così diamo anche il tempo e recuperiamo. Ciao nostro re, sono felice a riverti. Ti racconto questa. Sì? Io da astemio mi sono messo con una ragazza che ha una cantina a ridere a crepapelle. Cazzo, te ne frega, puoi finalmente guarire dalla tua malattia. Tacchino è perfetto. Hello there. Ti cura da questo strano disagio che è quasi simile al veganesimo. Ma oh, beato te, sera, c'hai Andrea, alcol gratis. Come procedono i lavori nella nuova dimora? Io ho finito un'ora pian piano, fa di leggere not, il primo volume di Berserk. È il primissimo manga che leggo. Mi aspettavo più spargimento di sangue, però nel complesso attimo, mi piace. Un attimo, dagli specialmente tempo. Il menefreghismo dagli e brutalità di Gatsu. Sì, sì, no, ma dagli tempo. È un anime molto bentornato, gore, però Andrea, è un manga molto sono gore. Sono tornato ma ieri tempo. Sera dal mio viaggio nei fiordi in Norvegia. Bello. Una figata assurda. Ho persino dato da mangiare a delle orche da un gommone. Sono l'uomo più felice del mondo. Gli hai dato tua suocera da mangiare, così hai fatto due colpi in uno. Hai dato fuoco a qualche chiesa, come consuetudine, come vuole tradizione dei viaggi in Norvegia. De Mac, Marco Adale, grazie mille per i sabbatini, grazie mille di cuore. Come normalmente si vuole per i viaggi in Norvegia. Ciruzzo, grazie, grazie, grazie mille, Valentino, per i due risab. Allora, per i due sub, non risab. Allora, intanto specchio, è successo un bordello qua, è stato tutto sfanculizzato, dunque vediamo se le cose che ho preparato sono ancora qui. Sì, perfetto, allora partiamo col prova a non ridere, recuperiamo quello di settimana scorsa. Hai saltato la... Scusami, Ludo, grazie mille per i due anni di sub, Valentina. Vabbè, che cazzo vuoi, Ludo, ma chi ti si incula, vaffanculo. Grazie mille, Valentina, ti mando un bacino. I gorilloni, Nibba, grazie per i sub. Buonasera re, bentornato. Demon, grazie sono per felicissima. La sub, Valentino. La scorsa settimana andavo a dormire alle 9 dalla noia lacrime di gioia, ora che sono tornata anche a lavorare si va a dormire alle 1 cuore rosso lacrime di gioia. E beh, oh, alla fine siamo stati via solo 8-9 giorni, dai. Solo 8-9 giorni, no, non di più, dai. Alla fine vi ho fatto qualche aggiornamento quando sono andato a prendere lo stucco. Hello there. Che bello! Andrea, come hai passato le vacanze estive? Ho comprato lo stucco. Wow! Evviva! Hello there. Beh, dalle Rua Berlin a chiedere alla tizia se il cesso si incastonava nel tubo. Questa è stata la mia vacanza. Sei mancato un sacco. Grazie ancora per i cosi gli suoi posti a Cattolica. Grazie. E comunque prego, io e la mia ragazza abbiamo fatto anche un giro a Rimini. Bella. Penso che quello sia il covo dei Maranza per eccellenza. No, Riccione. Se scusate Riccione, il penso. Messaggio lungo. Ma fate la sub con Prime che è gratuita e Andrea fa soldi che deve pagare Mondo Convenienza sì, no, e la casa. Ma non solo, cioè di tutto di più. Grazie mille, Cir. Leon, Diva, Ale, grazie mille per i sub, Valentini, bentornati, salve per Armada. E quindi adesso siamo tornati, ora sono in live, mi rilasso. Ciao Andre, mi sei mancato tantissimo. Grazie mille. Ti devo aggiornare che ti ho lasciato che dovevo fare l'anno di prova. Non so se ricordi. Sì. L'ho passato e sono finalmente di ruolo. Oggi ho cominciato prossimo nella nuova dirigente. Scuola e mi hanno ridato una prima a fare matematica. Che emozione. Adesso devi scusa diventare il poema, tipo capo, ma dovevo aggiornarti. È la base, cioè devo far carriera. Devo fare un esperimento. Se ti piace Pornhub, adorerai Pornhub Live. (Ride)
E niente, dobbiamo già mettere la categoria per adulti. Ci sei mancato così tanto al punto che Roberta l'altra notte ha iniziato a dire quack quack senza motivo alle 4:30 del mattino. Era in astinenza da live. La sveglio e mi fa: mi manca così tanto che mi sono sognata Andrea che dava da mangiare alle papere intese come animali. E io ero in pezzo a quelle papere, in mezzo allo stagno. Sì, però non si dà da mangiare alle papere, che poi ingrassano. E il bel topolone, vieni qua. Grazie. Stasera stiamo impazzendo malissimo. Allora, dunque, vediamo. Nuovo record live train. Così, va bene, va bene. Va bene, Twitch, dammi i soldi, Twitch, ho fatto il record. Medaglia d'oro. Allora, la bet è stata fatta. La bet per il prova a non ridere. Ce l'abbiamo. Diventi ricco con sto scrigno dell'hype. Apri. Condividi. Cosa... Porcone Jackis, grazie per il San Valentino. Cosa ho vinto? Cosa ho vinto, Twitch? Cosa ho vinto? Non lo so, va bene. Vale, grazie per i due, Paladino. Grazie mille. Mi è uscito fuori, apri lo scrigno. Twitch è diventato un gioco free to play. È diventato un gioco free to play dove devi lootare le cose. Non ho capito. Arrivano gli scrigni hype. Va bene. C'è un emoticon di Jeff Bezos. Mi dai una nuova skin di Jeff Bezos, che lo uso nel nuovo COD. Clash Royale. Dominic, grazie per gli 11. Dactus, grazie per i 16. Ramiel, grazie. Grazie mille per i 5 sabetti, mio bel troione da monta. Plinko, grazie mille. Ah, sì, ancora. Secondo me questa cosa finirà molto male. Cercate di contenere i vostri peni, mi raccomando. Sì, l'ho fatto, Ludo. Berengo, grazie per la sub. Allora, cerchiamo di contenere questa cosa, perché io ve lo dico. Questo bot mi sta preoccupando. Hello there. Tulena, grazie, Tulena Palatina, grazie mille per i 5 sabbetti, grazie mille di cuore, Palatina, ti mando un bacino sul nasino. Allora, mettiamo il prova a non ridere, lo facciamo un filo più corto perché così recuperiamo anche un filino di roba, però, intanto lo mettiamo, allora, monitor. Andre, ma se due sassi sono uguali, s'assomigliano? Si è bagnato il botto o hai l'Alzheimer? Quali dei due, patatino? Grazie per dire. Allora, qui c'è il video di Daniel. Hello there. Mi sta salendo tutto. Oh, domani devo mangiare più leggero perché ho mangiato veramente pesante in questi giorni. Poi, altro? Sto diventando una cazzo di cornamusa, porca puttana. Dunque. Come si fa la sub con Prime? Allora, prima devi gustare 100 sub. Ciao Andrea, io e il mio ragazzo siamo tuoi fan e l'anno prossimo ci sposiamo, ci puoi benedire? Vi benedico. Siamo Naomi e Riccardo, grazie Re Papera. Ottimo nome, tra l'altro. Riccardo, intendo, non il tuo. Hello there. Vi benedico, patatini, vi benedico la vostra unione. Melani, grazie per l'anno, Palatino, grazie. Hello there. E niente, il bot a sta voce qua ce la segniamo, che cazzo mi devo dire. Andre, grazie per i 35, Valentino, grazie mille per i sub. Oh, One Simo, grazie per la sub. Beh, sono troppe, non riesco a dire tutte, mi viene un enfisema polmonare se le ripeto tutte quante. No, non l'ho cambiata io, Tech, è cambiata da solo, non so perché hanno messo... Mia Califa a fare gli annunci, non ho idea, non ho idea. Tulena, grazie per aver gettato un'altra sub, scusami, non l'avevo visto, grazie mille. Utroz Ness, grazie per la sub, Valentino. Allora, concentrazione, perché io, va bene che è una settimana che ho riso abbastanza effettivamente, però va bene che una settimana abbastanza hilare è stata, ma wow, devo comunque concentrarmi un attimo. Fuxala, Nesh, grazie per i San Valentini. Fire, ciao, grazie bel per maschione. Due. Mi era mancato il tuo bozzolo in fronte. Sì, tra poco sta diventando una falena. Adesso Aru, sto tenendo caldo, che presto mi cresceranno le ali. Sto facendo un tipo Metapod. Sto facendo trasformazione. Tra un po' diventerò una falena cicciona con 8 ali. È così che faccio la muta dopo. Allora. Certo che con sta cazzo ciao di voce. Ciao Andrea, mi sei mancato tantissimo. Tanto quanto il prepuzio per un ragazzo di religione sera era noiosa senza le tue, ti consiglio la puntata 23 della stagione 6 di Alta Infedeltà.
Adesso... La puntata si chiama Dick PCPPS Tu voglio bene. Non ho capito un cazzo che sia la puntata, però adesso Alta Infinità probabilmente magari lo rivediamo in questi giorni, qualcuna puntata o due. Adesso non so bene quando, ma probabilmente lo rivedremo sicuramente. Allora, bene, sono proprio contento di essere in live, così mi rilasso un attimo. Hello there. Sono leggermente rincoglionito a girare mobili e quanto mobili, che due maroni. Sì, no, non è che sono carico, è che è stata una settimana di esaurimento. Cioè, è stato bellissimo stare con Naomi, per l'amor del cielo. Però è stata una settimana di esaurimento. È il mobile, il contromobile, vai la sera e progetta la cucina e controprogetta la cucina e di che colore la vogliamo. E Naomi si arrabbia con me perché a me non interessa se il cesso è un cesso. Io sono un uomo. Non sono strutturalmente progettato per apprezzare più il colore di un gabinetto che un altro. Che lei mi dice, il gabinetto lo prendiamo così o cos'ha? Io, ma chi se ne frega? Ci devo solo cagare femmina. Dentro, non mi troppo interessa. Troppo sexy e lo dico da donna A. Grazie. E lei dice, ma perché non ti interessi dell'arredo della casa? Io, ma perché sono un uomo? Per me un cesso è un cesso. Non mi interessa di che colore e che forma è, non mi interessa. Discoloso, grazie 19, paratina. Arredare la casa con una ragazza è un po' come quando ti porta a comprare i vestiti e ti chiede, sto meglio con questo o con quell'altro? E tu sei lì che... io ti preferisco nuda. Cioè, non... È lo stesso... È incredibile, sto vivendo un'esperienza mistica. Cioè, veramente, è come andare a fare shopping con la propria fidanzata e dire, ti piace più questo vestito o questa... Solo che ti chiede, ti piace più questo cesso o quest'altro cesso? È uguale. È identico. E tu sei lì e dici, boh, ci cago dentro, sì, a posto, e... Per me, fallo come vuoi, finché ci cago dentro, a me sinceramente non mi interessa. E vabbè, crescendo si vivono esperienze nuove, mistiche, incredibili. Jupiter, grazie mille, Sabaratino, grazie mille, benvenuto dalle papere armate. Allora, abbassiamo il volume che Daniela ha sempre il volume. Concentrazione. Se ti piace Pornhub, adorerai Pornhub Live. Io ve lo dico, se rido per ste stronzate non vale però, eh. Le regole sono chiare, eh. OH, finalmente torni a lavorare. Scansa fatiche e prenditi questi bit. La cam, grazie mille per il cibo, grazie mille, hai ragione la cam. Io ve lo dico, se rido per ste stronzate non vale, devo ridere per il video, non per le cagate che scrivete. Io ve lo dico. Xalbi, grazie per il 18, Valentino, grazie mille per il sabato. Allora... Concentrazione, 3-2-1, via. Daniele Doesn't Matter e benvenuti al quinto episodio speciale delle Traino to Laugh. Ciao, sono Daniele Doesn't Matter. Hello there. Cos'è successo? Io non ho messo indietro, cos'è successo? Benvenuti al quinto episodio speciale delle Traino to Laugh Challenge. Ma tutto da solo, cos'è successo? Is that the exit? Episodio numero 15. Non mi viene nessuna rima con 15. Episodio speciale numero 5 di questa terza stagione, nonché quindicesimo episodio totale delle puntate speciali estive. Ormai siamo agli sgoccioli, settembre alle porte. Vi ricordo che ci stiamo avvicinando alla quarta stagione Andre, delle Traino to Laugh Challenge. Quindi se vuoi tutto. Provare a battermi, segnalami dei video divertenti sul mio subreddit che troverai nella descrizione Moreno, di questo video. 25, il resto lascia un like a questa puntata e partiamo. Ancora troppo, anche se solo 9 giorni. È come quando un fratello va via di casa e ne senti la mancanza agli inizi, cuore rosso. Oh, che carina! Grazie benissimo, Alexandra. Ridella, te voglio bene. La prova è che la musica fa la differenza. Andre, se ti può consolare. Io le vacanze le ho passate a riparare quel cesso di macchina che avevo prima. Ora l'ho cambiata, però che caxxo. Mi sono completamente bruciato le ferie. Guarda, io le ferie non l'ho fatte perché mi sono stressato a cercare mobili, quindi ti sono vicino, bro. Grazie per il giro. Simpatichino. Mancio 90, severo ma giusto. Ciao bambini, io sono Rughetta, reginetta dei peli superflui. Ma stai a fare la domanda? Eh? Sta facendo la domanda? No, sono vestito a stronzo così, no? Ma io dico... Edu, grazie per i 4 mandati. Grande Laurenti.
Spero che sia stato pagato bene. Worrida di 57-60. Andrea, il cesso, hai preso il gabinetto perché? O la turca? Io ci avrei messo anche un urinatoio o mandare baci. No, che la turca, che schifo, io la odio. Grazie, Gimmatino. Perché ci sono io, scusami, cosa sta... Yelap. Io alle 4 di mattina in discoteca cercando di capire se è il caso di... Ah, perché ha messo il video scartato... No, ha messo il video scartato della compilation che abbiamo fatto insieme. Perché quando abbiamo fatto il video insieme e lui non li ha messi tutti, quindi questo è uno di quei video che ha scartato quando abbiamo fatto il video insieme. Ah, ok, adesso torno indietro perché sto cercando di capire. Spero che sia stato pagato bene. Worrida di 57-66. Yelap. Io alle 4 di mattina in discoteca cercando di capire se è il caso di portare a casa la cialtrona di turno. Hello there. Ciao Andre. Fun fact successo sta settimana. Ti ho pensato, in centro a Torino alle 2 di notte sento urlare, comunisti bastardi, la terra è piatta e non ruota. I giorni sono solo scelte dei poteri forti, mi giro e vedo uno con la maglia del pelato. Okay. Proviamo così. Ehi, allora, sei però... ancora lì a farti le seghe? Tante belle MILF vicino a te ti aspettano? Allora, però, io sto cercando di non ridere per puro spirito, però non è che anche voi aiutate. Alexandra, grazie per aver dato una sub. Zonny, grazie per la sub. Cioè, non è che qualcosa, grazie per il tra sub e cheers, ti stiamo intasando la live. Ah, adoro cuore rosso. Ma che devo cercare... Grazie di dire, Alexandra, anche la... Cioè, tra la tua storia, la stronzata, sto vi... Allora, io già faccio fatica qui, non è che... Ingravidami, sono tutto tuo. Mera, sembra veramente la pubblicità dei porno. Ti stai masturbando, donne? Che poi non ho capito perché la devo sparare a volume altissimo, quella pubblicità. Cioè, non ho capito. Cioè, tu hai il volume leggermente alto, giusto per sentire due gemiti. Quella lì è messa a volume di 84.000 decibel e si sente in tutta la casa. Ti stai masturbando! Buonasera, Magister. Come va? Il 30 agosto mi hanno nominato per una supplenza fino al 31 agosto dell'anno prossimo in un professionale per i servizi sociali. Oggi ho preso servizio e mi hanno dato 6 classi per un totale di 23 ore. Beh, un suicidio. Vabbè, però se arrivo a dicembre soldi, è un miracolo, haha. Comunque BENTORNATOOO. È il codice fiscale di chi? Buonasera Andrea. Aspetta che faccio una prova. ARARAA. Arigatou kosai massone e chan. Kaizoku o uniore wanaru. YAMEROOOO. Smettila di masturbarti. Prova sesso con donne mature subito. Hello there. Surtri, grazie per gli 11, Maratino. Sì, ho capito, ma prova a non ridere del video, non delle vostre minchiate. Cioè, prova a non ridere del video, non delle cacate che scrivete voi. Che io già faccio fatica con le minchiate, cioè, non ho capito, scusami. Bisogna guardarle i denti come i cavalli. Il trucco è quello. Cioè, lui fa così, con la lente, proprio. Wonderful Peach 8666, pausa dalle risate. Solo dei metodi per mantenere in salute le articolazioni. Cioè, praticamente sto descrivendo la vita di una persona che ha superato i 30 anni di base, praticamente. Questo è quello che succede quando superi i 30 anni nella vita di tutti i giorni, cioè. Non amo i video costruiti per le Try Not to Laugh Challenge, però questo è particolarmente bello. Ti si riflette un po', che ti alzi la mattina, fai tipo così e senti 64.000 croc. Fiore Dio Black & Decker, fraintendimenti. Dio Black & Decker. Ehi, che bonita, come si chiama? Oh, mi chiamo Leslie. Sto parlando della perra, no? Di ti. Stupida. Questo era scontato.
è perfetto per me. Ciccio Garba, ops. Finalmente Re Papera, sei tornato, adesso smetterò di sborrare sui tuoi video di IG e potrò farlo sulle tue live. Grazie mille. Comunque a fine settembre mia sorella andrà all'Uni a Fisciano e mio padre verrà trasferito a fine anno a Napoli. Io rimarrò solo con la mia genetrice. Al solo pensiero mi sto già tagliando le vene. Ma mandavi anche la tua genitrice, occupa la casa. Meno male che ci saranno le tue live, perché d'ora in poi non ti concedo altre vacanze, altrimenti non ti donerò più e tu non potrai più pagare il mutuo a... Ti si vuole bene. Ma il mutuo a... Che cazzo? Cos'è la genitrice? La madre. Cioè almeno non so se lui l'abbia fatto perché l'ho fatto io o anche lui. Io mia madre la chiamo genitrice 1, nel senso, quindi... Non so esattamente se sia una cosa solo mia, ma... Ehi, bel maschione. Come stai? Ti senti solo? Se vuoi posso tenerti compagnia. Adesso basta perché non mi con fa la mia ridere, mente malata ma godo e questa tantissimo. Voce mi viene questi voglia TikTok di che ti lanciano è la palla da calcio, è la palla da... Questa l'avrei fatta anch'io, ma per col piede da banana, non tanto perché l'avrei fatta apposta. Cioè, nel senso... Io più o meno le palle le calciavo. Ci hanno provato quando avevo 5 anni insieme al nuoto a farmi fare anche calcio. Ho avuto problemi con la connessione. Ora sentite? Grazie Brigitte. È stato un fallimento farmi provare a giocare a calcio. Mi mettevano in porta perché non volevo correre. Quando ero in porta raccoglievo margherite. Vuoi fare sesso con donne mature della tua zona? Devo andare a segarmi perché... Dani, grazie per la sub. Matte, grazie per i 14. La basket hanno rotto il cazzo. Accomplished Fig 223 li ha informati solo delle cose importanti. Io che torno nel passato il 10 settembre 2001 a New York per avvisare tutte le persone che l'Italia vincerà i mondiali di calcio del 2006. A star. Hello there. Tutti devono sapere. Forse non ha colto a pieno. Cute Read 4456. Ciao. Ovvio Dani. Che ho bruciato le chiese, se no non ci sarei andato. Ah, ho già ecco. Prenotato la crociera per il prossimo anno a Capo Nord. Mi sembrava strano. Ciao. Attenzione, Elvira in cassa 5. Elvira in cassa 5. Allora, ve l'ho già detto. Non vale se rido per le puttanate che scrivete. Hello there. Devo ridere per il video, non per le cacate che scrivete voi. Dio Augusto Ferro, grazie per i sabbaratini. Andre in bagno, ci hai messo il bagno? Comunque sta voce è troppo sexy. Mettiamola a Lesi, può fare la escort del canale Cuori. Più che altro sembra anche la voce delle casse. Sembra veramente la voce delle casse anche, cioè, sembra la voce tipo il numero da lei chiamato, non è al momento raggiungibile. Ha chiamato il numero del comune, l'ufficio ha aperto... Cerca subito donne single vicino a te. Stegosandro Nico Heimingor, grazie per il... E Massimo ha chiamato l'ufficio del comune. Ciao, sono Valentina Nappi. Vorrei farmi inculare da un immigrato, possibilmente come il tuo cognome. Diceva nero lei però, eh. Lei diceva nero. Smettila di farti una sega, scoati una donna arrapata invece. Questo è il prova a non ridere più cioè, è il prova a non ridere con le cacate della chat, non il prova a non ridere con il video di Daniele. Parlato al suo, grazie per i 14, ma dino. Beh, di certo non si è rotto le gambe. Clochard 007, una piccola butta dal tetto. Fa bene? Fa bene. Grazie per i cirmatino. Sto scherzando, ovviamente. No, per Verde non sto scherzando. Per tutti gli altri napoletani, Ludo inclusa, sì. Mi sa che su YouTube questo pezzo verrà tagliato alla stragrande. Grazie per il giro. Ludo, anche te, non ti ci mettere, già sto facendo fatica, per favore. Con questa crema più 5 centimetri. Non andiamo avanti, non riusciamo ad andare avanti con sta cosa. Prova questo gioco, non resisterei più di 10 secondi. Giova, grazie per l'anno, guardi.
Azione. Il colloquio perfetto. Ha qualche particolare Bazzeri capacità? Spritz. Oh, sì, certo. Io faccio le voci. Cosa intende dire con faccio le voci? Scusa, giovane, mi porti una porzione di patatine? Non me lo aspettavo. Questa è un'altra puntata potente come quella della settimana scorsa. È una delle prove a non ridere più difficili in assoluto. Sulla Bronzi, grazie per i tre ballanti. International 3267. Questo è vero amore. Hai la ciola che sembra la testa di Claudio Bisio? C'è Brazzers Free. Simpatichino. Luaron 99. Visto che sei un amante dei gatti, ecco una piccola compilation. Porca p***a. No, non sono un amante dei gatti e odio le... Io sì, sono amante dei gatti che cascano e si sfrombolano male, assolutamente. Compilation, e non so perché adesso guarderò anche questo video. Hello there. Oh, princess! Hello there. Bagel, no! Bagel, no! Like somebody else gets frustrated. Are you kidding me, Parker? Get down. Borsalino, grazie mille. Ma questa è fettissima. Borsalino, grazie mille per i 5 sabbetti, Barandino, grazie mille di cuore. Mua. Signor Henderson, grazie per i 26, Barandino. Lascio questo video solo per ammicchiare gli amanti dei gatti. Jennifer Tanda ad un KPM da te. Che aspetti? Così siete contenti e condividete questo video. Peruzia, 50... Signorina Naomi, è attesa in accoglienza. Abbiamo ritrovato il suo compagno. Tutte le volte il primo sparo. Come faceva ad essere sorpresa allo stesso modo tutte le volte? What did I do? Keep holding it like that. Quando hai l'Alzheimer. La cosa assurda è che sono donna, guardo un sacco di video P0 RN e sto ridendo come una scema. Più segaiola di un adolescente in età puberale. That's awful. Benny, nuvoletta, grazie, signor Henderson, grazie per il salto. Devo ammettere che con il titolo che gli hai dato 50 volte... Ma era in demenza senile, cioè si resettava ogni 5 secondi. Il numero da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Le chiediamo di richiamare più tardi. Oh my, cuore rosso. Andiamo avanti. Con il primo sparo sei un genio. Bravo. Matteo Naso Vlog, lo stress dell'ordinazione. No, minchia, un calabresi mi ammazza. Pov, sei in pizzeria e devi ordinare il pizzaiolo. Quale pizze mi piacciono tra pizze... Ora la signora sa come si sentono i maschi quando sburano. Justel? Sì. Quale pizza mi piace tra pizza qui sotto cotto? Riccardo, pizza. Justel le patatine. Justel le patatine? Sì. Quelle pizze mi piacciono tra pizza al prosciutto crudo, pizza al prosciutto cotto. Prosciutto cotto? Sì. Io timida che cerco di ordinare la pizza. Immagino proprio la scena che si svolge così tra lui e il pizzaiolo. Il pizzaiolo risponde anche. Nico PTL, l'ultima parte è perfetta. Omnite il messaggio gratuito. Il numero da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Si prega di riprovare più tardi. Omnite il free message.
The number you dialed is not available. Try again later. Tu. Tu. Hai Grom, grazie del 87, allora. Qui ne mamma da. Eva da valuva dava, Ava da valuva deva. Madonna santa, il mio disturbo ossessivo compulsivo esplode quando Angela, sento queste grazie, cose. Grazie. Accomplisce il figlio 223. Non era uscito abbastanza scrocchiarello? Perché sarà di laboratorio. Sei un ufficiale tedesco nel 41, ha detto la valutazione qualità. Però il mio voto è 5. Regà, il mio voto per questo forno è 5. È stato pure gentile. E 5 meno? 5 meno meno, super pieno? No, 5 meno meno. 5 pure. Meno meno super piano. 5 meno meno super piano. E totale black humor, ma vi immaginate un universo parallelo dove nel 41 c'era già YouTube e Franchino che va a recensire i forni? Le live IRL, immagino le live IRL da lì dentro, con il Gabrone e altri tutti lì, Matteo HS lì che fa le live IRL. De Ma, grazie per questa sappa, e non vado avanti perché è molto bannabile. I don't want to set the world on fire. La capra gamer. Ops, op, decidi di fare una sauna, ma c'è scritto Made in Germany. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Tra l'altro, ieri l'altro, le battute. Perché ho letto la notizia che tipo un tizio, mi pare tedesco, un ufficiale tedesco, una roba, non mi ricordo chi adesso, un vuoto, Serena grazie per i tre, Valentino, ha detto dovremmo essere pronti a fare la guerra entro il 2029. Io pensavo, allora, io ho capito che vi è presa male nel 41, io ho capito che nel 45 vi è preso male, però... Ho capito che vi è presa male sta cosa, che vi è stata qua su Stalingrado, però... Cioè, non c'è, nel senso, la rivincita, vuole la rivincita, capito? Skyrim, grazie per i 15, ma è la parte 2, non è, dice, non è, gli è rimasta qua, evidentemente, però. La sua faccia mi ammazza. Gnomo mongoloide, anch'io non scherzo. Quando entri in bagno dopo che tuo padre ha cagato? Metal, grazie per la San Valentino. E il profumo si sente che è incantevole. Sì, no, cioè, sembra veramente di entrare in un posto dove ci sono dei cadaveri putrefatti. Per parlare con un assistente telefonico digitare 1, per tornare al menu principale digitare 2, per smettere di segarti incontra donne anziane nella tua zona. Grazie per il giro. Sì, perché tu metti anche il naso dentro la tazza per avere una conferma. Nipus 87. Spero almeno in un simpatichino. Come ti senti tu? I don't wanna know if you burn me. Let me be down the low. Girl, cause my heart can't get any more. I don't wanna break. If you play me, keep it on the break. Cause my heart can't get any more. Hai il pene piccolo? Segui questi 5 consigli per averlo grosso. Angela, grazie mille, Angela, grazie mille per i 5 Bella sabbetti. Andre, bacino, come sono andate le ferie? Mille, Angela, mi sei mancato stress. Molto, non sapevo cosa guardare. Hai guardato l'immagine di Among Us nel Reddit? Comunque, non buon vederlo. Proseguimento a te e le papere minore 3. Grazie mille, Martino, grazie mille. Sembra un po' come quando tu sei in macchina con la musica sparata a tutto volume, no? E c'è lì che canti I can feel the chandelier
the chantale. Abbassi il volume e tipo, se tu che stai facendo, dopo ti rendi conto che canti veramente di merda, era solo che la musica copriva totalmente la tua voce. Più o meno uguale. Non è così male neanche lei, dai. Dottore, posso mangiare il pane con la diarrea? Dottore, certo, non dovrebbe causare ulteriori problemi. Io, dopo aver mangiato pane e diarrea. Com'è che ieri non c'ero? Ma non solo ieri in realtà, neanche tre giorni fa, 4, 5, 6, 7, sono stato una settimana in vacanza per sistemare la casa, però mi ha fatto molto ridere questa tua frase. Simpatichino. Emma fa. Seguitemi su Instagram, così non mi perdete gli aggiornamenti. Però che se chiudi i tuoi occhi, puoi convincere te stesso che Mickey Mouse ha infranto il record mondiale dei 400 metri per la Norvegia. When you put in your mind to it, you know exactly what cazzo, to do. Questo l'abbiamo già visto. Indoors. How was that for you? Oh, it was amazing. I mean, it was such a strong race. You were all running so fast, multiple running in the 50, so I knew I had to go out fast. I had Lika in front of me, so I wanted to be in front, and I could hear how she was behind me, so I was like, okay, this is good, now we keep going, and this crowd is so amazing. Ah, ma che cavolo di voce ha questa tipa? Daniele, sembravi mia zia sotto Prozac, non fare mai più quella voce. Sembravi mia zia ubriaca a Natale dopo che si è fatto una pera di Xanax che cercava di parlare. Ti prego, non farlo mai più. Slarty Bart Fast 4290, postazione da gaming perfetta. Ciao Federica, ho trovato la postazione da gaming perfetta per te. Guarda che bella. Yeah. Era sicuramente tutta cosa. Hai letto? Ma questo lo va a dire. Ma che cazzo vuoi? Ma di che ti dammelo a me se non lo vuoi tu? Ma sei impazzito? È bellissimo sto lavandino. Tu fai pure così. Io me lo piglio subito. Ma che cazzo? Cioè, il lavandino con i LED, con mille bottoni, col coso. Cioè, ma scusami, non mi interessa. Me lo piglio io se non lo vuoi. È fighissimo, lo voglio io. Ma è bellissimo. Giusy 85. Kung Slao, e che fai? Te ne privi? Ma certo che no. E se non sbaglio, la settimana scorsa non c'era. In macchina schiaccio leggermente il pedale dell'acceleratore. Mia madre, andando ai 36 km orari. Questo ricordo vagamente quando Nomi sale sulla mia auto che tiene la sportiera, che tiene la portiera aperta e una gamba giù che si sta lasciando una scarpa e io parto lo stesso. Con lei che comincia a urlare perché il piede gli si sta lasciando, gli ha lasciato il piede indietro e la portiera... Mister, grazie per i tuoi palatino. Vabbè, ma tanto io non devo fare... Cioè, io non devo neanche applicarmi per Naomi si suicida da sola. Cioè, Naomi, essendo donna, ha una naturale attrazione per sbattere se stessa contro cose. In quanto femmina, lei ama urtare cose. Io una volta abbiamo fatto un giro sui colli bolognesi in macchina, così di sera, per fare un bel giretto. Le scappava pipì. Ci siamo fermati un attimo all'angolo della strada, solo che era tutto collina, non si vedeva era tutto buio. Cioè, voglio dire, lei scende, comincia a fare pipì, sente il cespuglio muoversi un pelo, ma della serie poteva essere uno scoiattolo, si alza di scatto cominciando a urlare e corre verso la macchina guardando il cespuglio, prendendo la portiera di tempia con lo spigolo. Ciao Andrea. Come cioè, stai? Voglio dire, io non devo fare questa cioè... settimana, spero, e tutti i sabati, salvo non devo fare niente. Ci sarà il cinema paperoso sul canale film del Discord ufficiale. Mm-hmm. Il cinema paperoso funziona così.
Sì. All'inizio della settimana creo un sondaggio con massimo 10 film e alla fine della settimana si prende il film più votato. Alle 21.30 ci sono le pubblicità e alle 22 parte il film. Ah. Finora abbiamo visto Shining, Fascisti su Marte, belli. Rapiniamo il 2, belli. Freaks Out e Tetris. Carini, carini, grazie mille per il film, Valentino. È un classico questa cosa, anche mia mamma fa così, non so perché. Peruxia, ho un serpente nello stivale? No, mia mamma no, guida a 16.000 km orari. Non lo so, Woody, magari hanno avvelenato il pozzo. Gli abbiamo messo un serpente finto. Ok. Including people who have a dead tree and let it fall on a neighbor's car. Ok. Vabbè, ma parliamo di Naomi, una donna che riesce a incastrarsi in un televisore. It's fake! I'm sorry. I don't like snakes. C'è un po' rischiato di ridere per sto video, un po' mi stai facendo ridere tu, i mortacci. Quello già è anziano, c'ha la panza, quello viene un infarto, cioè. Breathe. Bellissimo, ma non dovevano dirgli che era finto, secondo me era ancora lì adesso se non glielo dicevano. Basic Arm 2195, ci si prova. Voglio battere il record che ho stabilito, ma mi state mettendo veramente a dura prova. Perché con queste mani porto da mangiare ai miei figli. Grazie papà, grazie mille, grazie. Hello? Ti voglio bene papi. Damianco, grazie per i 13, malattino. Stanco di segarti da solo? Clicca per incontrare MILF arrapate nelle vicinanze e vivere il piacere dal vivo. Davide, grazie per i 3, malattino. Simpatichino. Zuozo, primo tentativo. Quando sei un artista completo ed unisci il canto con il ballo. Perché sembra uno stambecco, scusate? Cioè, perché sta col culo di fuori e la panza in avanti? Perché imitarti a vedere il pollo quando puoi farli? Perché sta col culo all'indietro e la panza in avanti? Cos'era quel... mentre scivola on, grazie per aver... però come dite lo so, Valentino, sembra molto il video che sto salendo su TikTok del tizio lì che canta Trapanarella che vola giù dal palco, che si sfonda. Allora, give up, grazie per gli 8, Valentino, grazie mille per i sub. Si è rotto tutto. Mato 01, facciamo ritornare in auge il buon caro e vecchio Giorgione. Eh sì, Giorgione era un po' che non lo vedevamo. Bob, la tua fidanzata ti ha appena detto che ha voglia di farlo. Molto molto bene. Glielo infiliamo tutto nel forno. Nel forno specialmente. Sì, ormai è un po' prevedibile la battuta che si fa in questi meme di Giorgione, però i devo provare a cucinare delle pannocchie in Naomi, perché evidentemente... Sì, che fa, sono sempre incredibili. Luke the Stone 83. Siccome ti piacciono queste transizioni, ti mando quella, a parer mio, fatta meglio. Quasi non ti accorgi del passaggio. Deep Hand Stretch San Francisco is now available on Double Twist Day at Thursday. Order now! Fatta benissimo, signorina, guardi, stupendo, superbo. Ho quasi pensato che il toro incornasse lei, non so, cioè, è stato talmente fatto bene che non ho trovato le differenze. Sì, questa è effettivamente la più bella in assoluto. Jarvax 25, prima volta per me. Avrò la fortuna del principiante? Boh, in bocca al lupo. Bov, mio nonno fascista, visita Bologna per la prima volta. Grazie per i 20, Valentino, non si vede per i tutti quanti, tutti insieme, da qui e in là, dalla piazza e al palco. Ma
quanto vecchio sto video, scusami? Cazzo, nascondete i bambini, sennò gli mangeranno le ossa. Ma quanto vecchio era quel video lì, tra l'altro? Sono io tuo nonno fascista? Non possiamo saperlo, Danny. Io non so quanti anni possa avere il tuo potenziale figlio e non so il tuo orientamento, quindi... Perché segarsi sulle foto delle bottiglie d'acqua San Benedetto quando ti puoi divertire dal vivo? Clicca qui per trovare tutte le MILF ad un chilometro da te. Grazie benissimo. Puzzle-Aided Big 721. Ciao Dani, spero almeno in un simpaticozzo. Mai detto simpaticozzo in 77 puntate. Si è esplosa una corda. La vita è tu, Gesù, il pane del cielo. Padre, la prego, non rida. Padre, rimanga serio, per favore. Padre, non rida, per cortesia. Manteniamo un po' di serietà, per favore. Vabbè, padre, però, la prego, sto celebrando una messa. Ho capito che è esploso una corda, ma rimanga serio, per favore! Don di Deus, nostro Redentore. Vabbè! Spero anche sia brulé quel video, sennò... quel vino. Padre, torni serio, per favore! Padre, per cortesia! Simpaticozzo. Però anche te, sistema la chitarra, dai! Ma non puoi durante una messa far esplodere una corda in faccia al prete, che poi... Scusami! Dico, vorrei tanto capire quella lingua in questo momento. Non credo ci sia una lingua da capire... Cioè, credo sia universale, nel senso... Ci sono un sacco di vocali in questa lingua, cioè io solamente capito ai ai ai, cioè è pieno di vocali. È il contrario del calabrese, cioè il calabrese non usano vocali, parlano solo con consonanti, questi usano solo vocali. Ma io sto casino neanche a casa mia a Natale, cos'è sto bordello? Flavio, grazie per i 23, Valentino, vado avanti perché questo video è palese finissimo. Sono 15. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui, spero che vi siate divertiti. Allora, ce l'abbiamo fatta, non ho riso. Video fintissimo, epopea. Come i miei orgasmi. Grazie per il cheer. Ce l'abbiamo fatta. Comunque avete modo di recuperare. Telecom Italia. A dura 20 messaggio minuti. Gratuito. Il numero da lei selezionato potrebbe essere spento o non raggiungibile. Tu. Buonasera. 187. Accetta la chiamata in teleselezione proveniente da Bruxelles. Si avvisa che la tariffa al minuto sarà di lire 3.500. Tu. È in arrivo una chiamata urbana urgente. La telefonata attualmente in linea si interromperà posizionando il disco sul numero 5. Tu. Allora, i punti possono andare al no. Ragazzi, questo video...